ricominciamo dove ci eravamo fermati rispetto alla normativa, cioè qual è il ruolo degli enti pubblici rispetto a questa attività. Allora, la legge 285 del 1997, di quasi 20 anni fa, dispone e recepisce le direttive di una conferenza del 95, di due anni prima, sui diritti per l'infanzia e per l'adolescenza, una fattispecie, una conferenza che si era tenuta a New York, che appunto portava in avanti il problema dei diritti dell'infanzia. Allora, ma solo proprio una premessa piccolissima: i diritti dell'infanzia, che è sempre una convenzione, se tutto l'egida dell'ONU e quant'altro, segue quello dei diritti dell'uomo, quindi è un'altra carta. Appunto, i diritti dell'infanzia seguono pari passo i diritti dell'uomo. I diritti dell'uomo sono comunque successivi al dopoguerra e sono tutti diritti abbastanza recenti. I diritti dell'infanzia sono degli anni 90, quindi diciamo che noi nella carta dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, al di là che è una carta molto interessante, molto lunga, e comunque sarebbe interessante anche leggerla per prendere un attimo a riferimento alcune cose, di fatto in estrema sintesi dice che siamo noi adulti a dover garantire i diritti dei bambini, perché se noi poniamo il fatto che i bambini hanno dei diritti, i diritti insomma che sono ormai universali, i diritti di religione, di colore, della libertà e quant'altro, nascita e quant'altro, educazione, vita, eccetera eccetera, d'altra parte, mentre i diritti dell'uomo fanno parte dei diritti che l'uomo stesso deve in qualche modo tutelare per se stesso, nel bambino è l'uomo a doversene far carico. Quindi è evidente che noi abbiamo come proprio obbligo primario quello di garantire che questi diritti che abbiamo enunciato ed elencato per i bambini dell'infanzia e dell'adolescenza siano da noi garantiti. Quindi la legge 285 del 97 dice: allora prendiamo a riferimento questo che abbiamo tutti in comune accordo e stabilito in una conferenza di noi, nel convegno di New York, e decidiamo che proprio per far sì che questi diritti dell'infanzia e dell'adolescenza siano sempre perseguiti, diamo un ruolo anche alle famiglie, e che introduce quindi la possibilità di creare servizi tradizionali che conosciamo tutti, integrativi ed innovativi. Quindi diamo ampio spazio affinché le famiglie, anche in regime di mutuo aiuto tra famiglie, possano contribuire alla salvaguardia dei diritti dei bambini. Questo sembra un passaggio tecnico, ma non è tecnico, perché poi, facendo parte noi dell'Unione Europea, dal punto di vista sempre del Trattato di Maastricht, noi dovremmo garantire per ogni nato, su 100 nati, 33 dovrebbero avere garantito l'accesso ai servizi per la prima infanzia nell'età da nido. Quindi su 100 nati, 33 devono avere il diritto, cioè devono avere certamente un posto all'asilo nido, pubblico, privato o integrativo. La realtà è che l'Italia intera ad oggi si attesta al 12,5% come media, quindi stiamo oltre 15 punti percentuali, che sono proprio tantissimi. Già il 33% non è il 100%, il 33% nasce dal fatto che hanno fatto delle valutazioni statistiche e hanno visto che su 100 bambini nati, circa 50 i genitori in effetti non vogliono portare i bambini nell'asilo nido, perché hanno la possibilità di gestirli da soli, perché per motivi propri comunque non farebbero comunque riferimento all'asilo nido. Sull'altro 50% se ne è garantito che almeno la maggioranza, quindi il 33%, gli sia garantito. Ora, se come Italia stiamo al 12,5% e alcune regioni, tra cui Trentino, Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Umbria, stanno al 35-40%, quindi stanno oltre a quello richiesto dalla Convenzione Europea, significa che buona parte dell'Italia sta molto molto al di sotto di questa percentuale. Alcune regioni, se potesse, adesso non ce l'ho con me, però potreste vedere appunto la cartina, alcune regioni, tra le quali Basilicata, Puglia, Sicilia, Sardegna, stanno sotto scala, cioè stanno sotto al 5%. Questo, detta così, dice: ma è un inferno allora? No, questo non è un inferno, questo rispecchia in realtà anche una struttura sociale nostra italiana, per cui in molte regioni non ce n'è proprio la richiesta. Cioè non ci stanno i servizi, perché tanto le famiglie non ce li porterebbero i bambini all'asilo nido. Quindi questo è uno delle caratteristiche particolari che
che riveste una parte d'Italia. Il fatto che alcuni servizi, benché glieli dobbiamo garantire, benché glieli dovremmo dare, a questi bambini noi non glieli diamo e spesso non glieli diamo scientemente. Allora, che significa questo? Al di là dell'asilo nido, tutti quanti conosciamo parole come abbandono scolastico, piuttosto che... Questo significa che se fin da bambini, fin da piccoli, noi genitori per primi, che siamo quelli che dobbiamo garantire i diritti ai nostri figli, non ci preoccupiamo di farglieli vivere questi diritti, è chiaro che poi anche il bambino stesso crescendo non c'ha l'abitudine a chiedergli i diritti e ci si abitua che se tanto a scuola non ci andavo da piccolo, figurati se ci vado da grande. È chiaro che se io porto la prima volta il bambino dentro una scuola, ce lo porto a 6 anni, perché comincia la prima elementare, sarà ben diverso se ce l'ho portato magari in età da nido, che possa essere nido tradizionale, che possa essere nido privato e sarà nido pubblico. È proprio un approccio differente alla socializzazione con i coetanei, alla separazione rispetto alla famiglia, alla qualità del tempo trascorso, eccetera, eccetera. Questo è un fattore culturale. Comunque diciamo che all'atto pratico, e se da una parte appunto abbiamo comunque questo valore che sta sotto, in alcune regioni sta sotto il minimo... E anche sotto qualsiasi scala anche statistica, in un'altra buona parte di regioni, ma comunque anche in questo c'è un po' Puglia, Lazio, una parte della Lombardia, Piemonte, questa soglia non viene garantita, quindi noi abbiamo un dovere del 33% e magari abbiamo una regione che si attesta al 10, al 12%, quindi significa che il nido familiare, che se ne dica, prima di essere attività educativa è attività sociale, perché se un bambino non ha garantito il diritto dell'accudimento, quindi non sa, noi non sappiamo dove portarlo, automaticamente se la signora Rossi ha aperto un nido famiglia non sta facendo in prima istanza un servizio educativo alternativo a quelli esistenti, no, sta facendo un servizio sociale, perché è uno di quei servizi che il territorio mi offre per poter portare il bambino al nido, perché non sono garantiti i punti percentuali previsti dalla normativa. Questo sembra un tecnicismo, però come vediamo adesso non è tanto un tecnicismo, perché una delle caratteristiche delle normative regionali è che, ad esempio, in maniera esplicita, ad esempio Lombardia, Sicilia e Sardegna dicono, giustamente, che il nido famiglia è un servizio sociale e quindi lo possono aprire autonomamente le famiglie, purché siano famiglie all'interno di una casa, appunto, senza grossi requisiti. Poi ovviamente entrando in ogni singola normativa, la Lombardia ti chiede ad esempio la garanzia che tu fai corsi di aggiornamento periodici di almeno 4 ore al mese, che ci sia un tirocinio iniziale, che ci sia il sopralluogo della casa, che ci sia la comunicazione preventiva di esercizio. Quindi in Lombardia tu lo puoi fare, non devi chiedere niente a nessuno, ma devi dire che l'hai fatto, perché il comune deve sapere che tu esisti. Quindi è una comunicazione preventiva certificata che loro sanno che esiste. A quel punto poi ogni comune si regola, c'è il comune che ti viene a dare un'occhiata, c'è il comune che ti dà anche dei soldi, c'è il comune che ti manda magari il servizio educativo a dare un confronto rispetto al tuo programma pedagogico, quindi, però lo fai, e poi ogni comune in base alle proprie economie o alle proprie interessi può decidere. Stessa cosa in Sicilia e in Sardegna, si fa una comunicazione, però insomma sono molto, diciamo, facili i requisiti da rispettare. In Piemonte, Emilia Romagna, Puglia, ivi compresa, e Abruzzo, alcune in maniera differente, però tutte quante intendono come finalità ultima quella che il servizio si intende perfettamente autorizzato se c'è sta almeno una figura di educatore presente e o di riferimento. Quindi benché sono normative sostanzialmente differenti, tutte quante prevedono che ad esempio se tu sei mamma e c'è un bambino sotto i 3 anni dentro casa, quindi potresti aprirlo comunque anche senza titolo di studio. Se non sei mamma, lo puoi aprire, ma o ti prendi te il titolo di studio o ti fai affiancare da qualcuno col titolo di studio. E questa obbligatorietà del titolo di studio cozza con quello che vedevamo prima, perché se io sto in una regione in cui effettivamente tutti i diritti dell'infanzia sono garantiti e quindi i servizi disponibili pubblici e privati siano effettivamente sopra il 33%, allora è giusto che tu mi chiedi un titolo di studio, perché io, aprendo un nido famiglia, aprirò un servizio alternativo agli asili nido. Ma se io vivo in una regione, ad esempio Puglia, Abruzzo, perché siamo qua, ma anche in Piemonte,
In Emilia, perché piano piano sta scendendo questa percentuale, quindi quando questa percentuale è più bassa di quella stabilita a livello europeo, se io apro una struttura in casa non è più in prima istanza educativa, ma è sociale, ed essendo sociale decade l'obbligatorietà del titolo di studio, perché io sto tutelando i diritti dell'infanzia, come sancito dalla Carta dei diritti costituzionali dell'infanzia e per l'adolescenza. Quindi io sto portando avanti un qualcosa che protegge i diritti dell'infanzia, che è molto più importante rispetto al titolo di studio, perché se le famiglie fanno i figli e non sanno dove portarli, è un problema mostruoso. Concorsi specializzanti, quindi significa che se alcune regioni come Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria e Marche hanno definito questa attività con un nome proprio, ad esempio Tagesmutter, nido domiciliare nelle Marche, nido famiglia in Umbria, e loro ti dicono: bene, lo puoi fare, però prima ti fai un piccolo corso, 200 ore, 100 ore, 50 ore, ognuno ha stabilito dei criteri. Questi corsi sono tenuti da agenzie formative locali e riconosciute a livello regionale, e tu ti fai il tuo corso e poi apri il tuo nido famiglia. Senza regolamentazione, quindi significa regolamentazione che è differente dalla legge, cioè la legge anche regionale per obbligatorietà comunque sono stati tutti quanti recepiti i nidi famiglia, perché la legge che vedevamo prima del 97 era una legge quadro, una legge delega, un tipo di legge che delega gli enti locali poi a normare. Tutte le regioni hanno normato, perché dal 97 oggi sono percorsi tempi tecnici, per cui comunque hanno recepito la legge, ma non tutte hanno fatto un regolamento. Un regolamento, per parlare chiaro, è una carta in cui scrivi quanti bambini, spazio, iter procedurale, minimo, massimo, formazione, eccetera, eccetera, eccetera. Lazio, Toscana, Liguria e Campania non hanno ancora un regolamento chiaro, quindi c'è una zona di grigio. Tutte quelle che avete visto prima, esclusa probabilmente la Lombardia, sono tutte di carattere sperimentale, cioè all'interno della normativa questi regolamenti stanno tra i servizi sperimentali. Che significa? Che è una parte importante, perché se è sperimentale, si vede che è qualcosa che è ancora in via di sperimentazione, che non è stato definito. Quindi significa che tu puoi dire: bene, io ho visto che tu, caro comune, cara regione, ho visto che tu hai fatto una legge sperimentale, ma io ti presento un qualcosa come progetto che è differente dalla tua legge, perché già la tua è di carattere sperimentale, ma io posso ad esempio avallare che il mio progetto è un po' diverso. Quindi io te lo presento, poi tu non mi puoi dire sì o no senza motivarlo. Devi prendere il mio progetto e mi devi spiegare quali sono eventuali criticità. Perché è chiaro che tu puoi dire, ad esempio una legge sperimentale ti può dire che c'è l'obbligo del titolo di studio e non puoi tenere più di 3 bambini, no? Faccio un esempio. Io posso portare un documento, quindi un progetto al comune o alla regione e dire: no, guarda, per me la cosa dell'obbligatorietà del titolo di studio lede il diritto dell'infanzia e adolescenza, perché tu come regione ancora ad oggi non riesci a garantire sufficienti posti ai bambini, quindi io il nido lo apro anche senza titolo di studio, però magari per accogliere il tuo desiderio di professionalità ti dico che sono affiancata, o comunque prenda riferimento un progetto pedagogico della dottoressa Dal Detali che mi affianca 4 ore a settimana, no? È un modo diverso per affrontare la stessa cosa. Quindi il carattere sperimentale è importante, perché è chiaro, se io prendo il codice della strada non è sperimentale, cioè non è che posso andare in Puglia, ecco, vengo qua, io guido contro mano perché sto sperimentando se le strade le percorro a 180 anziché 120, e ferma la stradale, mi dice: no, guarda, il codice è questo e lo devi rispettare. In questi servizi, perché sono sperimentali, stanno nascendo adesso e quant'altro, spesso vengono fatte queste normative che restano sperimentali. Fino a quando? Fino a quando non ci saranno un numero sufficiente di realtà che possano incontrovertibilmente dimostrare quali sono i paletti entro i quali muoversi. È chiaro che questo è dato dai numeri, perché se in Puglia si apre un nido famiglia solo, o in Abruzzo noi abbiamo un nido famiglia, ma non esistono altri. Cioè non c'è solo scarabocchiando a casa di Daniela a Tortoreto, c'è solo lei, cioè in tutta la regione Abruzzo c'è solo un nido. È vero che la regione Abruzzo conta 1 milione di abitanti, 1,5 milioni di abitanti, quindi non è che, però è sempre poco per la regione, per dire: vabbè, avete fatto questo nido, quindi sicuramente tutti i nidi si devono adattare a questo tipo di nido. Quindi diciamo è importante quindi anche la
propulsività al numero delle famiglie, più ci sono interesse, cioè più c'è interesse intorno al tipo di attività, e più la regione o il comune o l'ente locale, la comunità montana possono poi di fatto andare a fare una normativa più specifica. E la parte amministrativa di un nido famiglia, che comunque è a tutti gli effetti una piccola impresa sociale, non è propriamente complessa, ma non è alla portata di tutti. Come disse, io già magari ecco, in Lombardia o ecco in Puglia apro un nido famiglia, non sono educatrice, lo devo già fare a casa, devo pensare a sistemare la casa, a comprare i materiali, al progetto pedagogico, magari qualche bambino viene in casa, lo devo cominciare ad ospitare. Se parallelamente devo pensare anche a quale sarà il regolamento, a chi lo devo mandare, ma qual è l'indirizzo, l'hanno letto, come glielo devo mandare, che cose devo mandare, quali le regole che mi chiedono, allora può diventare veramente complicata la parte amministrativa. Noi come rete di Scarabocchiando, fin dall'inizio e ancora oggi, diamo un supporto fattivo sotto questo profilo, perché proprio innanzitutto in Italia siamo ancora un pochino in un assetto medievale, cioè ogni regione fa come vuole, come avete visto prima, quindi rispecchia un pochino il vecchio regno delle due Sicilie, il principato della Toscana, cioè ognuno è rimasto nella propria area e si è fatto i regolamenti, quindi noi li dobbiamo sviscerare, li dobbiamo tirare fuori e quant'altro. Spesso in alcune regioni dove il servizio ancora non è molto attivo, come magari in Toscana, in Liguria, ma anche in Umbria, siamo dovuti andare e dobbiamo tornare, in Emilia Romagna sono andati tante di quelle volte, a portare i regolamenti, a sviscerarli insieme e a far capire anche a loro quello che cacchio ci hanno scritto loro sul regolamento, perché se tu fai un regolamento e non lo capisci, io non ti posso, cioè, quindi veramente c'è una situazione in Italia paradossale. E quindi di fatto bisogna innanzitutto stabilire un rapporto, poi stabilire con chi il rapporto lo devi portare avanti, e infine è chiaro che se il rapporto è portato avanti dal singolo cittadino, l'ente locale ti dà un riscontro di un certo tipo. Se, come nel caso attuale, noi comunque rispondiamo sempre come associazione, e spesso, anzi anche quello ormai dai primi anni, ci abbiamo affiancati da uno studio legale che ci avalla, perché talvolta lo studio legale ci è servito più per rapporti con gli enti locali che con i privati, perché comunque è un disastro, specie appunto nell'interpretazione dei regolamenti stessi. Inoltre poi, come se fossero dei piccoli asili nido, gli enti locali chiedono nella maggior parte delle situazioni, ad esempio appunto Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, ma anche noi nel Lazio li mandiamo lo stesso anche se non ce lo chiedono, un regolamento interno in nido famiglia, chiamata anche carta dei servizi, una modulistica gestibile e visionabile dai genitori che contenga quello che è l'ABC della gestione in nido famiglia, orari di entrata, uscita, iscrizioni, menu, moduli per delega, per il ritiro da parte di terzi, tutto quello che c'ha a che fare, come se fosse un piccolo asilo nido però in miniatura. Come dicevo prima, se uno apre il nido famiglia si deve cominciare a costruire da un foglio bianco anche la modulistica per la gestione del nido, insomma sarebbe complesso. L'assicurazione di responsabilità civile, qui pure c'è tanta confusione, perché l'assicurazione per responsabilità civile, allora innanzitutto che cos'è la responsabilità civile, perché spesso viene confusa con l'assicurazione infortuni. L'assicurazione infortuni e l'assicurazione responsabilità civile, benché siano dei concetti molto simili, sono come i binari del treno, non si incontrano mai, sono paralleli, perché l'assicurazione infortuni, che non ci compete, è la classica polizza che si fa al bambino o all'adulto, che copre il suo infortunio e quindi verrà pagato indipendentemente dal come, dal dove, dal chi e dal quando si è fatto male. Cioè se io ho una polizza infortuni e adesso casco qua in mezzo, o casco nel cortile qua, o casco dalla bicicletta, la polizza infortuni mi paga sempre, perché io l'ho pagata e mi copre a me 365 giorni all'anno, indipendentemente da quello che faccio. Ed è parametrata col fattore di rischio, cioè ti dice, tu che lavoro fai? Fai il pompiere? Allora la tua polizza infortuni costerà X. Tu che lavoro fai? Fai l'impiegato e vai al lavoro col treno? Allora la tua polizza infortuni costerà molto meno, perché da una scrivania sarà un po' più difficile fa questo. Che lavoro fai? Faccio l'impiegato, ma come hobby c'ho il bungee jumping. Parliamone, perché magari il bungee jumping ci resti secco. Quindi ti fanno un questionario, dicono che vita fai, e in base a questo viene fatta la polizza infortuni. Ora, detto questo, secondo voi quanto può costare una polizza infortuni per un bambino? Una barca di soldi. Perché un bambino si fa male facilmente e si può fare veramente male, ma non ancora fino alla fascia d'età a 3 anni, che lì... Ma è sopra 3 anni che il bambino si fa male veramente. Quanti bambini
musi sgrugnati, ginocchia rotte, gambe rotte, braccia rotte, perché poi alla fine fai un'attività in cui devi imparare a andare in bicicletta, devi imparare a giocare a pallone, e quindi la polizza infortuni spesso per i bambini è vincolata all'evento. Avete fatto magari chi c'ha l'esperienza con i bambini, c'è la gita al castello di Bari, facciamo una polizza infortuni per quell'evento specifico, e di solito costa 5 euro a bambino, no? Per un evento. Immaginate questo, di 5 euro per un evento, se quella polizza fosse stesa per tutto il giorno, sarebbe almeno una polizza da 20-30 euro al giorno. Per tutto l'anno, fate i conti, quello che può essere una polizza infortuni. Quindi la polizza infortuni per un bambino è una polizza molto costosa, e di solito le polizze assicurative per i servizi educativi la indicizzano a un evento specifico. A livello familiare viene incluso ad esempio in pacchetti familiari, no? Cioè tu assicuri tutta la famiglia e quindi paghi una polizza annuale, so, 2000 euro, in cui all'interno ci stanno sia gli adulti che hanno un fattore di rischio basso, sia i bambini che hanno un fattore di rischio più alto. La polizza, la compagnia di assicurazione cerca di fare un pacchetto, insomma, economico, e tocca ferro sperando che nessuno si faccia mai male, perché quella è una polizza infortuni. Nei nidi famiglia e in generale negli asili nido, c'è, negli asili, nelle scuole e quant'altro, c'è la polizza di responsabilità civile, che è sottilmente differente, perché la polizza di responsabilità civile interviene laddove sì c'è un sinistro, quindi c'è un danno, e per sinistro ci si intende qualcosa che sia economicamente quantificabile. Cioè un sinistro non è mi sono sbucciato un ginocchio, perché lì viene a mancare il rapporto, cioè quanto te lo pago questo ginocchio, non è un danno perché fra una settimana non c'è più. Il sinistro quindi è un qualcosa che deve essere incontrovertibilmente verificabile e che rechi un qualcosa che poi sia visibile, ad esempio una, che ne so, un'invalidità temporanea o permanente, cioè mi sono rotto un braccio e per 3 mesi non ho potuto lavorare al computer, un bambino si è rotto una gamba e per 3 mesi non è potuto andare al nido o non poteva giocare, quindi quella è stata un'invalidità temporanea, quantificabile, verificabile, dimostrabile, e che può essere appunto definita anche nel tempo. Collegata però a un evento scatenante, cioè che cosa ha causato il sinistro, cosa che invece nella polizza infortuni non frega niente a nessuno. Se tu c'hai la polizza infortuni, a te non ti deve interessare come sono fatto male e di chi è la colpa. Mi sono fatto male, punto. Invece nella responsabilità civile la polizza interviene quando si riesce a ravvisare la responsabilità di qualcuno. In genere, la responsabilità è che, ne so, tu parcheggi, cioè cammini, ti faccio lo sgambetto, la responsabilità mia è perché ti ho fatto cadere, oppure siamo inavvertitamente, mi è cascato un vaso di fiori in testa, la responsabilità è quello che ci ha messo il vaso lassù. Sotto i 3 anni, quindi nella fascia da 0 a 3 anni, voi avrete fatto caso che la maggior parte dei giochi, no? Da 0 a 36 mesi o è vietato o è per 36 mesi. I 36 mesi rappresenta a livello legale un elemento importante, perché rappresentano la capacità e la facoltà di intendere e di volere di una persona, nella fattispecie un bambino. Cioè si è capito, si è stabilito che sotto i 36 mesi la persona che voi avete in carico non è in grado di intendere e di volere. Questo è un passaggio importante. È un passaggio importante perché ai fini dei assicurativi significa che voi, qualunque cosa fa il bambino, la responsabilità è la vostra. Cioè, mentre se io ho un bambino di 5 anni, 5 anni, quindi non è molto più grande, però di 5 anni, se un bambino di 5 anni fa uno sgambetto a un altro bambino, l'ha fatto di proposito. Lo sapeva che sarebbe cascato l'altro bambino, no? Magari l'ha fatto per gioco, l'ha fatto per... Però era consapevole. E un bambino di 4 anni sa che il fuoco brucia. O perlomeno c'era una vaga idea che quello la mano là sopra al fornello non ci si mette. Sotto i 36 mesi, no. Facilmente il bambino, se beve la mucchina, se beve, mette la mano sul fuoco, mette la mano sul forno, mette la mano sul ferro da stiro, fa delle cose che dice, ma sei pazzo? No, non lo sa, perché ovviamente è incapace, intende, vuole, di prendere decisioni. Se io lascio la porta di casa aperta, quello esce, ma non perché vuole uscire, perché non c'aveva una volontà chiara, però mi è uscito di casa. Questo è il passaggio fondamentale a livello assicurativo, perché significa che in caso di sinistro di un bambino sotto i 3 anni, sarete voi a dover dimostrare che voi non c'entravate niente, perché di default, di fronte al tribunale, di fronte al risarcimento del bambino, siete giudicati responsabili. Cioè, se io ti ho lasciato un bambino mio a te, io non ti sto lasciando semplice, si chiama, dal punto di vista tecnico, si chiama responsabilità genitoriale. Significa che quando voi prendete in carico un bambino di qualcun altro, e questo vi accade anche quando ve lo lascia la zia
la sorella, il fratello, vi lasciano il bambino con tutto il carico della responsabilità genitoriale, cioè voi temporaneamente siete responsabili di quel bambino come se ne foste i genitori. Perché? Perché il genitore non ci sta, la state delegando a voi questa responsabilità. Quindi è chiaro che in questo contesto un'assicurazione di responsabilità civile 0-3 anni copre sostanzialmente tutto ciò, quello che può accadere a un bambino, perché di fatto se sta a casa vostra, è stata affidata a voi e il genitore non c'è, certamente la responsabilità civile su quel bambino è vostra. Quindi non serve fare una polizza infortuni sotto i 3 anni, perché se vi lasciano un bambino in una casa che non è la sua senza genitori, automaticamente responsabili siete voi e qualunque cosa accadrà al genitore siete voi responsabili. Quindi avere una polizza che copre la vostra responsabilità civile significa che nella malaugurata ipotesi quel bambino c'è un danno, non sarete voi a risponderne personalmente, ma c'è la famosa polizza che copre il rischio da voi preso in carico. È chiaro che la polizza non dovrebbe mai intervenire, perché al di là di tutto è anche la responsabilità personale come educatrice, insomma, che il bambino magari ha perso un braccio stando in casa propria, non è mai, ovviamente quello poi è un problema anche di coscienza, però insomma il problema è quello, potendo, la responsabilità civile è importante. Su questo c'è un'altra discriminante, che non tutte le polizze sono uguali. E questo l'abbiamo visto purtroppo, esperienza non nostra, ma tante famiglie che si affiancano, anche associazioni, anche recentemente, dice posso venire a far parte dell'associazione, no, scarabocchiando, io ho già il mio nido, perché ieri parlavamo di questa cosa, noi abbiamo nella nostra scarabocchiando attualmente 120-130 nidi di famiglia in tutta Italia, di questi centinaia hanno cominciato con noi, ma un 15-20 nidi di famiglia erano mamme o educatrici che avevano già il nido famiglia proprio, e poi per i più svariati motivi hanno deciso di venire e associarci con noi, e questo è un elemento sempre bello, no? Però magari dicono, vabbè, ma io ho già la mia polizza assicurativa, non mi serve che Scarabocchiando fa la polizza a nome mio. E noi chiediamo, bene, però me la mandi così posso vedere un attimo che polizza c'hai. 99 volte su 100 è una polizza scuole. È una polizza scuole in cui viene garantito rischio per la classe fino a 50 bambini, 800 euro all'anno. Questa, diciamo, la polizza standard è quella, no? Al di là di 800 euro all'anno, che sono proprio pochi. Ma la polizza scuole non vi copre dentro casa, perché la polizza scuole è il rischio che il bambino corre all'interno di un locale specificamente strutturato, che è evidentemente molto più basso rispetto a una polizza che deve coprire il rischio di un bambino in un locale non specificamente strutturato. Perché come vi dicevo prima, prima in mattinata, se per costruire una scuola ci sono dei requisiti, è perché quei requisiti sono nati prendendo a come riferimento la sicurezza del bambino. Quindi è difficile che in una scuola capiti, che ne so, che un televisore caschi in testa al bambino, perché è vietato mettere i carichi sospesi all'interno dell'asilo. Non si possono mettere, molto più facile che io a casa mia magari mi sono messo all'epoca il televisore laggiù in alto perché mi piaceva, la normativa non me lo vieta perché la normativa chiede una civile abitazione, e dopo 10 anni quel televisore ha deciso di cascare e casca in testa un bambino. Allora lì è un evento che, qualora voi aveste fatto una polizza a scuole per la vostra attività di nido famiglia e il bambino si fa male, voi fate la denuncia di sinistro, viene il perito assicurativo che dice no, ma noi non paghiamo qua. Perché? Perché questa è una polizza a scuole, io ti copro se il bambino sta in un locale specificamente strutturato. Dice, e tu dici, ma io non lo sapevo, pensavo che, hai sbagliato male, ha pensato, vi legge il fascicolo informativo, che è un papello di solito 30-40 pagine, è proprio un libro, il fascicolo informativo delle polizze assicurative, non è un foglio, non so due fogli, non so tre fogli, il fascicolo informativo, dice la parola stessa, è un fascicolo, che di solito si compone da 20-30 pagine, che l'articolo 1 arriva fino all'articolo 99, e c'è scritto di tutto. Nei fascicoli delle assicurazioni scolastiche c'è scritto appunto che si intende polizza scuola all'interno di una scuola, quindi non all'interno di un locale casalingo. Noi come assicurazione, appunto, consapevoli di questi, nel 2010 abbiamo fatto uno screening insieme all'ISVAP, l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni, che all'epoca aveva anche un potere maggiore rispetto a quello attuale, mandò degli ispettori nei nostri nidi famiglia, verificò effettivamente il fattore rischio e abbiamo noi una polizza in cui è specificato nidi famiglia barra Tagesmutter, che prende a riferimento un rischio per un'attività nei confronti sia dei bambini sia delle educatrici che viene svolta in un ambiente non specificamente strutturato e da personale non professionista. Perché quella è un'altra variabile. Se io
guardo i bambini, non sono educatrice, ho fatto la polizza scuole e ho un sinistro. La seconda cosa che mi viene contestata è: ma tu dove stava la maestra? C'ero io, ma tu non sei una maestra, non c'è dove studio. Quindi l'assicurazione mi contesta due elementi e se ne lava le mani. A quel punto voi ve ne andate in tribunale da soli. Quindi significa che se il bambino, un bambino piccolo, mai, però bambino, lì si parla di centinaia di migliaia di euro. Noi abbiamo, insomma, ci arrivano via email, sul blog dei tribunali, insomma, le sentenze, un bambino di 7 anni, l'anno scorso, un paio d'anni fa, la sentenza è del 2013, un paio d'anni fa, con un rametto ha tolto l'occhio a un compagnuccio di classe, un compagno di gioco, che poi stavano in casa di una famiglia, quindi erano due amici, un bambino è andato a casa dell'altro amico e all'interno di questa casa con rametto simpaticamente gli ha tolto un occhio. 1 milione di euro alla famiglia che ospitava l'amico. 1 milione di euro. Quello perché? Perché ancora noi in Italia non è obbligatoria la responsabilità civile delle case, che invece in quel caso avrebbe pagato la responsabilità civile. Cioè se a casa mia, che poi costa una banalità la responsabilità civile, però la parte assicurativa è importante in questi casi, perché se mio figlio piuttosto che fa un danno però in una proprietà che non è mia, quella è la responsabilità di chi l'ha ospitato. Quindi insomma si parla di quei soldi, quando i bambini sono piccoli, considerate che una polizza media ti paga alla morte 3 milioni di euro, quindi se è un'invalidità importante sono comunque milioni di euro, insomma sono soldi, oltre, vi ripeto, la coscienza propria che in casa propria c'è stato un sinistro, poi adesso parleremo anche di prevenzione al volo. Quindi diciamo, oltre all'assicurazione, i corsi di sensibilizzazione, infortuni, HCCP e primo soccorso, sì. Microfono. Volevo chiedere, ma prima parlavi di 800 euro all'anno per la polizza scuola, invece per quanto riguarda una realtà tipo nido famiglia, guarda, noi, è molto superiore. Io adesso non ti saprei di quanto costa il singolo nido, perché noi siamo nati già direttamente come rete, sì, però ti dico che noi attualmente stiamo pagando... Sì, mediamente è quello, 400-500 euro su vasta scala, quindi noi paghiamo una botta economica assurda, però assicuriamo circa 100 nidi, quindi siamo andati in trattativa fin da subito con Nido Famiglia, però mediamente il problema non è tanto quanto paghi, è se lo trovi il prodotto, perché costa specificamente di più perché è maggiore. No, certo, era proprio una... Esatto, costerà un pochino di più. Cioè se ti costa, considera che una polizza normale scuole comunque si gira sui 700-800 euro all'anno e partono per gradi, per numeri dei scaglioni che di solito sono 50 bambini, 100 bambini, capisci da sola da questi numeri che non può essere idonea, perché 50 bambini che è un numero basico parte dal presupposto che tu se apri una scuola almeno 20-30 bambini ce li devi tenere dentro e quindi loro partono nel primo scaglione che è 50 bambini, no? Quindi ne assicurano tanti. Tu con Nido Famiglia tanti che ce ne puoi avere in Lombardia su 5, quindi è chiaro che c'è qualcosa che stona sulla polizza, quindi diciamo che tu paghi maggiore rischio ma proteggi meno bambini, quindi di fatto non è un costo tanto differente, è quello che c'è scritto sulla polizza, non è che ti costerà 3.000 euro all'anno perché è Nido Famiglia anziché asilo nido, l'importante è che nel fascicolo informativo e nelle specifiche della polizza sia evidente che la responsabilità è diversa, non è un'attività presso una struttura, ma è un'attività in casa. Questo è l'elemento fondamentale, ancora prima dei costi. Parlando invece sempre dei requisiti, appunto sensibilizzazione, infortuni, HCCP e primo soccorso, perché? Perché comunque all'interno della casa questi corsi, tranne che nella Regione Marche, non sono obbligatori da nessuna parte, solo la Regione Marche attualmente ha inteso rendere obbligatorio il corso per la sicurezza, l'HCCP e il primo soccorso. Noi come protocollo interno aggiungiamo il primo soccorso pediatrico e le manovre di disostruzione, perché è una cosa fondamentale, non so quanti ne sono informati, appunto la trachea, questa parte qua nei bambini piccoli è fatta a imbuto, mentre noi gli adulti ce l'abbiamo a cilindro, quindi mano a mano che tu cresci la trachea è fatta in maniera cilindrica, per cui se entra qualcosa certamente esce, magari ci bevi qualcosa, devi tossire, ma su o giù passa. Nei bambini è fatta a imbuto, quindi significa che qualcosa può entrare ma non esce, e se è tecnicamente fatta così significa che il bambino rischia di soffocare,
Quindi devi imparare appunto una manovra che può essere fatta, che è fatta in maniera differente in base all'età del bambino, che serve per espellere il corpo estraneo e varia in base anche al tipo di corpo. Se è insalata a foglia lunga, se è uno spinacio, è differente rispetto a grasso e prosciutto o è una sfera, insomma. E quelle sono cose che sono fondamentali, perché un bambino con pochi, purtroppo, minuti di mancanza di ossigeno riporta dei danni cerebrali. Se questi minuti aumentano, si rischia la morte, insomma. Quindi è chiaro che quando voi prendete riferimento un'attività che è 0-3 anni, quindi tutti i bambini su a rischio soffocamento e in più giocano e quant'altro, è importante che queste cose siano state affrontate in maniera professionale. Prima di uscire un termine del libro, professione da che smutte, per noi è fondamentale che chiunque affronti questa attività, che sia stata formata professionalmente prima o quello è durante in progressione, la tenga come un'attività professionale, perché non è un'attività che si fa nel tempo libero, non è qualcosa che si può fare sulla scorta di quello che si sapeva, ma è sulla scorta di quello che si sa, ma deve essere sempre aggiornato e tenuto in aggiornato con le evoluzioni sia della scienza ma sia dell'esperienza. Considerate che ormai, a differenza del passato, tutti i corsi professionali, o ad esempio HCCP, primo soccorso, anche prevenzione infortuni, hanno una scadenza, hanno una validità, perché sì, tu hai fatto il corso prevenzione infortuni o hai fatto il corso di sostruzioni, ma se l'hai fatto 3 anni fa, magari qualcosa ti sei scordato, magari quel qualcosa ti serve subito. Quindi è bene che ogni paio d'anni, in base poi anche questo è sempre a livello regionale viene sempre valutato la validità del corso e viene poi invitato la persona a rifare magari delle ore di aggiornamento. Questo noi lo abbiamo messo, allora il nostro regolamento interno scarabocchiando, che ieri se ne parlava un pochino, viene poi di fatto esplicitato in un contratto, perché noi quando apriamo un nido famiglia facciamo un contratto con chi gestisce il nido. È stato sostanzialmente, il contratto è un atto tra le parti in cui cerchiamo di scrivere chi fa che cosa. E mentre noi, come scarabocchiando, appunto pensiamo all'assicurazione, ai moduli e quant'altro, diamo a chi gestisce il nido l'obbligo di rimanere aggiornati e quindi di fare dei corsi prima ma anche durante. E ad esempio l'aggiornamento, perché noi ci siamo tanto ispirati ad esempio alla normativa della Regione Lombardia, perché per noi è obbligatorio fare l'aggiornamento di 4 ore al mese, indipendentemente da quello che dice la normativa locale. Come è obbligatorio invece dei cenni di HCCP, indipendentemente dalla normativa locale, perché tu magari a casa tua devi pure intossicare con qualcosa surgelata perché hai ricongelato, hai risurgelato 8 volte. Però se questa cosa tu la fai capitare a un bambino che è ancora piccolino e che magari non ha neanche sufficienti risorse per poter sopravvivere all'intossicazione alimentare, quello è un bel danno. Quindi insomma avere questo tipo di informazione è fondamentale. Parliamo poi adesso dei compensi, che come sempre è comunque uno degli elementi, come abbiamo visto stamattina, non è un elemento fondamentale, perché non può essere il primo paletto per decidere di aprire un nido famiglia la parte economica, però certo non lo si fa solo per gloria, no? Perché poi alla fine di qualcosa bisogna pure campare. Allora, innanzitutto avete visto che noi questa mattina e ancora oggi parliamo ogni tanto del termine no profit, senza scopo di lucro. Anche qui in cappella è importante, spesso si fa confusione, ma come fai un'attività senza scopo di lucro, ti pagano, ma come no profit, allora i soldi, ma che non è questo, cioè questa è sempre una cosa importante, l'assenza di scopo di lucro significa che la finalità ultima dell'attività non è lucrare, non è guadagnare per arricchirsi, così è che lucrare non è una parolaccia, cioè se io apro un bar lo faccio per lucro, non lo faccio perché mi piace fare i cappuccini, io faccio il bar perché voglio fare più caffè e cappuccini possibili in modo che alla fine del mese ho dei soldi, invece compro la macchina e ci vado in vacanza. Quella è la finalità delle attività commerciali, per la quale è prevista la Camera di Commercio e la partita IVA, perché tu, siccome fai un qualcosa per un reddito, come primo e principale scopo è il reddito, allora è un'attività lucrativa. Nelle attività non lucrative, in cui abbiamo visto rientrano pienamente sia le associazioni che le cooperative, non puoi fare la tua attività con lo scopo prevalente, quindi con lo scopo principale del guadagno, ma ci deve essere uno scopo sociale, ad esempio, o comunque uno scopo condiviso dai soci. Nelle associazioni è per forza sociale, nelle cooperative sociali è per forza sociale, nelle cooperative di produzione di lavoro è un lavoro, cioè una finalità. Io faccio una cooperativa di lavoro perché
facciamo i facchini. Per mantenere lo statuto di mutualità prevalente, la maggior parte dei soci deve far facchino, perché se quella è una cooperativa di facchinaggio, la cooperativa di lavoro deve fare facchini. E ci sarà pure l'amministratore, ma deve essere in piccola percentuale. Invece una cooperativa sociale, ad esempio capacità di recupero tossicodipendenti piuttosto che case famiglia, lo statuto è sociale, ovviamente all'interno di quella cooperativa, come dell'associazione tal dei tali, come l'associazione Scarabocchiano, non è che noi abbiamo la segretaria, l'amministratrice, la paghiamo perché è sociale, e quella sta là tutto il giorno e c'è una busta paga e viene pagata. Presidente, è lì di famiglia, che io ho unito famiglia, è normale che viene pagato. Non, quindi a fronte di tante entrate che ci stanno, le uscite vengono fatte anche sotto forma di buste paga, perché diventa un reddito. Quindi non fate confusione sul fatto che l'assenza di scopo di lucro sia necessariamente volontario. È ovvio che sia nelle associazioni come la nostra, come le cooperative e quant'altro, c'è anche una massa credibile di persone che lo fanno senza soldi, che lo fanno perché lo vogliono fare e lo fanno a livello, a titolo di rimborso spese o addirittura pure senza, anche senza quello, insomma. Perché è previsto dallo statuto che c'è una base volontaria e una base anche di lavoratori, e le cose possono essere anche coincidere. Come capita a noi, come Scarabocchiando, facciamo insomma, la festa del socio, siamo tutti volontari, perché quel giorno magari si fa una festa e nessuno prende il centesimo e tutte le quote vengono girate per, quella, per l'evento, e poi magari si avanza qualcosa, si fa una, un'opera di beneficenza presso l'ente che ci ha ospitato e quant'altro. Nella vita di tutti i giorni, nel nido familiare, arriveranno le quote dei genitori, che adesso andiamo a vedere quanto sono queste quote. Faccio un esempio pratico, 3 bambini, ogni bambino c'è 200 euro, 600 euro. Io questi 600 euro li prendo in prima istanza per coprire i costi che io ho affrontato per ospitare questi bambini. Quindi io questi bambini li ho dato da mangiare, magari ho costruito degli arredi, ho fatto delle cose. Quindi io prima devo rientrare dei soldi che ho speso. Se ne avanzano alcuni, questa parte qua diventerà un reddito. Quindi magari, e questo è nella storia di tutti i giorni, noi abbiamo, non so, apri il nido famiglia a settembre, no? Prima di aprire il nido famiglia avrai deciso di aprirlo a maggio, ad esempio, quindi indietro nel tempo a maggio, giugno, luglio, agosto hai speso dei soldi. Poniamo, hai speso 3.000 euro per allestire il tuo nido famiglia. A settembre prendi questi 600 euro. È ovvio che questi 600 euro ti servono prima a coprire i 3.000 euro che tu hai speso per il nido famiglia. Dal momento che sei rientrata dei 3.000 euro, quello che prendi diventa un reddito e su quello ci si paga le tasse. E vediamo prima quanto sono queste quote. Quanto paga un bambino dentro un nido famiglia Scarabocchiando o magari qualsiasi altro nido famiglia? È una quota che viene stabilita anche all'interno di Scarabocchiando in base alla realtà locale, perché attualmente noi abbiamo, prendendo a riferimento la quota full time, quindi un bambino che frequenta tutti i giorni all'interno del nido famiglia dalle 7.30 alle 16.30, a Roma sta circa 350-400 euro al mese. E in Emilia Romagna, a Bologna, in provincia, questa cifra arriva anche fino a 580-600 euro al mese, in Lombardia arriva fino a 400-450 euro al mese, in Sicilia sta a 150 euro al mese e in Sardegna sta a 180 euro al mese. Quindi significa che tu hai una quota che oscilla così tanto a livello regionale che poi in base a quella quota ti fai i conteggi sul nido famiglia e verifichi quanta della quota che entra nel nido è rimborso spese e quale deve necessariamente andare nel reddito. Per chi è riuscito a fare due conti a mente, capirà da sola che le nostre associate che lavorano vengono dal Lazio, dall'Emilia Romagna, dalla Lombardia e qualcuna dal Piemonte. Difficilmente siamo, anzi per ora non siamo riusciti ancora ad assumere nessuno in Sicilia, neanche in Sardegna, perché le quote sono così poche che già che rientrano dei costi è un buon andare, insomma. Ovviamente sì, dobbiamo poi vedere appunto la possibilità del reddito. Il reddito viene valutato in base a quanto già previsto dal fisco attuale. Quindi, come diciamo prima, rimborso spese per le spese sostenute e regolarizzate, e per il proprio reddito si fa sia occasionale la rituna d'acconto, che esiste ancora al 20%, e si usa quando ad esempio tu hai un reddito di un certo tipo ma ridotto solo in alcuni periodi dell'anno. E si possono usare i voucher di conciliazione dell'INPS, i contratti di lavoro. Attualmente noi abbiamo fatto molti contratti a progetto, attualmente stiamo aspettando questa trasformazione col Jobs Act, di cui anche quella è un'altra, diciamo,
cosa fatta a metà, tutta italiana, perché il Jobs Act, non sapete, è stato approvato il 23 dicembre e si sta aspettando ancora, oggi è il 17 gennaio, il decreto attuativo, cioè quindi adesso c'è in grigio, cioè dal 23 dicembre in poi, fino a una data che può essere entro 6 mesi, quindi potrebbe essere maggio, aprile, febbraio, non è dato a noi di saperlo, ti diranno guarda che questi contratti non sono più validi e bisogna farli così, si aspetta, e quindi noi stiamo aspettando come tutto il resto d'Italia. Quello che dicevo prima, non è necessario, non è indispensabile, e continuo a dirlo, non è necessaria la prima partita, perché la partita IVA è una è tipica scelta delle attività commerciali. Allora è vero che come nido famiglia c'è un reddito, ma è sempre di natura non commerciale, è sempre di natura sociale. Anche diciamo, il contesto in cui possa diventare un'attività commerciale o comunque non sociale, perché ad esempio lo faccio come educatrice all'interno di un piccolo gruppo educativo che di fatto ha le connotazioni più di un piccolo asilo nido che non di un servizio di conciliazione, valutate sempre attentamente l'apertura di una partita IVA, perché è molto onerosa. È molto onerosa anche soprattutto al netto dei eventuali contributi e facilitazioni che possono essere date inizialmente per i giovani imprenditrici e quant'altro. Quindi state sempre al tranello, attenti sempre al tranello, perché in Italia c'è sempre il tranello dal punto di vista fiscale. Come adesso giusto una piccola presentazione su quello che come noi siamo organizzati, appunto c'è il presidente qua e appunto come rete noi cerchiamo appunto. Paolo, sono noi, abbiamo un coordinamento generale, quindi noi che cosa abbiamo fatto? Come principio è quello della condivisione dei costi, ricordate abbiamo parlato stamattina condivisione, no? Condivisione di tutto quello che è condivisibile, la polizza assicurativa, noi siamo entrati in trattativa proprio perché avendo tante strutture siamo potuti andare alla Unipol e dire guarda noi abbiamo 8 strutture, faccio un prezzo di un certo tipo perché lo condividiamo fra tutte le famiglie. Stessa cosa, il coordinamento psicologico, e però in una realtà a chilometri zero, per cui noi cerchiamo comunque una psicologa, una pedagogista per i monitoraggi in ogni dove, quindi a noi abbiamo referenti in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna, nelle Marche, in Sicilia, in Sardegna, ovviamente nel Lazio siamo noi in prima persona, che però si confrontano con un coordinamento generale con la dottoressa Patrizia Carrozzo, abbiamo anche un coordinamento, qui non c'è sulla slide, pedagogico, per cui abbiamo un progetto pedagogico educativo fatto dalla dottoressa Luisa Vianello, che ovviamente viene seguito in tutti i nidi in Italia, noi tutti i mesi. Fatto su misura del nido famiglia, e tutti i mesi forniamo giorno per giorno la programmazione didattica prevista per la tua attività nel nido, quindi sia che tu se sei particolarmente pratica puoi fare tranquillamente di testa tua, oppure puoi prendere spunto dal nostro programma pedagogico e poi variarlo in base alla tua sensibilità. Però visto che da noi ci sono tante associate che magari prima facevano un altro mestiere o non sono specificamente preparate, possono trarre beneficio a questa programmazione che è specificata e che è fatta giorno per giorno e che ti dà delle idee partendo dal niente. E localmente appunto sia dove è previsto, ma ripeto nella gran parte delle regioni non è previsto, lo facciamo noi come regolamento interno, il monitoraggio dell'attività aperta, per cui la prima volta viene fatto ovviamente su preavviso, nei mesi successivi senza preavviso tu sai che alle 10 di mattina ti si presenta la psicologa con la pedagogista della zona, ti suona e sta con te mezz'ora, un'ora, ma ovviamente non per dire ah non sei capace piuttosto che, ma semplicemente per vedere e magari aiutare la gestrice del nido a fare la cosa nella maniera più serena e ottimale, per cui magari un'organizzazione degli spazi differenti, qualche suggerimento sull'autonomia dei bambini. Che il nido famiglia comunque viene monitorato ed è garanzia di qualità? Perché chiaramente siamo tutte brave, ma è vero che insomma ci deve essere un controllo che dà anche a noi, no, la giusta misura di come organizzarci. Quindi il sapere che c'è un monitoraggio ci dà quella motivazione giusta per far sì che tutto funzioni e tutto vada sempre per il meglio, ovviamente sempre e solo per il bene dei bambini, insomma questo è chiaro. E questo lo facciamo in tutta Italia, quindi Carrozzo si occupa nella fattispecie della regione Lazio, in Lombardia c'è Redaelli, sì, insomma diciamo che c'è un coordinamento abbastanza importante. No, volevo puntualizzare questa cosa del monitoraggio perché è molto, molto importante, insomma.
Poi appunto abbiamo adesso anche architetti e geometri che ci aiutano nella verifica della rispondenza dei locali un po' in tutta Italia, oltre al fatto che poi ci sono anche associazioni e professionisti che si affiancano nella rete per svolgere dei laboratori all'interno del nido, quindi laboratori ad esempio di yoga, di baby English, di altre attività che servono anche a cambiare, a dare un ritmo alla settimana all'interno del nido, per cui tu sai magari il martedì c'è baby English, il giovedì c'è yoga e lunedì, mercoledì e venerdì porti avanti la didattica scarabocchiando. Tutto questo magari sempre, come vediamo stamattina, con una seconda persona che sta all'interno del nido e ti aiuta nelle ore cruciali, con il genitore stesso che spesso non solo ti aiuta ma fa in qualche modo, partecipa alla vita perché magari si intrattiene un pochino la mattina quando lascia il bambino, arriva un pochino prima, quindi c'è un'attività familiare all'interno della casa. Per quello poniamo sempre l'accento sul fatto della condivisione, perché ci sono molti momenti della giornata in cui nella casa, oltre ai bambini, ci può essere l'insegnante di yoga, c'è uno dei genitori che si è fermato o il nonno che è venuto a suonare la fisarmonica, quindi significa che il vostro spazio domestico viene condiviso con bambini, ma anche con altri genitori o associati. Sostanzialmente questo è un un riepilogo di riepilogo. quello che facciamo, insomma, che stamattina. Io non so se vogliamo dare spazio alle domande, però, perché sennò ho paura che poi non abbiamo tempo. Quindi. Se avete delle domande, penso che può essere. Volevo praticamente come si fa a conciliare la vita familiare nel pomeriggio, perché se penso, diciamo, che tu, ti do del tu, avevi 3 figli, 4 figli, una piccolina, cioè il loro rientro da scuola e quindi con questi altri bambini che comunque facevano parte della vostra famiglia, come si riesce, diciamo, questo ovviamente a piccoli passi, cioè perché i bambini poi si devono abituare comunque la presenza di altri bambini, quindi fare i compiti poi insieme, cioè questo per me diventa, mi fa paura questa cosa, ecco, mi farebbe. Allora, diciamo che in alcune zone il rientro da scuola è alle 16:30, Da noi è diverso. però da voi è diverso. Lì è chiaro, la famiglia è anche questo, no? Nel senso che, ti faccio un esempio, alle 13:30 i bambini del nido famiglia comunque dormono, no? Questo è un percorso che si fa insieme e che vi assicuro si arriva poi ad avere un nido completo anche in questo. Quindi, ma i compiti solitamente si fanno il pomeriggio, sì, l'organizzazione del nido famiglia è proprio questo. Io dico sempre questo, che per una buona riuscita del nido famiglia ci deve essere assolutamente una buona organizzazione. Quindi tu puoi riuscire a dare le giuste attenzioni ai tuoi figli da dentro da scuola e continuare a gestire il tuo nido famiglia. Insomma, è tutta una questione di organizzazione. Una cosa che hai detto verissima è che i tuoi figli dovranno abituarsi piano piano al nido famiglia. E questo, cioè, non diamo mai per scontato. Ah, è bello, perché tanto sicuramente saranno bene perché avranno una casa piena di amichetti, non gliene frega di meno. Perché comunque è uno spazio loro che viene invaso, sì. E poi la gelosia, la condivisione della mamma che non sempre viene vista di buon occhio, comunque gente disturbata. Loro, come dicevo prima, come non vogliono andare in piscina, neanche vogliono la casa sempre piena di gente. Per cui è un percorso che si fa piano piano. Quello che noi facciamo è proprio questo. La nostra associazione dà proprio supporto in questo. Lo fa Patrizia, lo faccio io personalmente, il mio lavoro in che cosa consiste? In questo soprattutto, quindi aiutarti durante il primo percorso di lavoro a gestire al meglio la tua famiglia. Io della mia esperienza, tutto quello che è stata la mia esperienza la riporto sempre all'interno della famiglia che amo, per cui insomma io non ero neanche una brava organizzatrice, ho imparato, piano piano, non sono tuttora, No, non è vero. però insomma ecco, diciamo che sei. Ti faccio un esempio, per esempio anche del pranzo, no? Io preparavo il pranzo la sera prima, cioè avevo un menù che tuttora è un Tuttora c'è un menù. italiano stilato dal nutrizionista, è fatto però in maniera tale che tu possa, sugo con le polpette oppure pasta e lenticchie, tutto quello che tu puoi comunque preparare il giorno prima. Ovviamente la KCCP va rispettata, quindi è chiaro che insomma, bisogna avere accortezza su tutto, però è una questione di organizzazione. Quindi si fa No, una domanda soltanto sul titolo di studio.
chi può fondare, diciamo, un nido famiglia? Io sono una psicoterapeuta, diciamo, siamo utili ma non indispensabili. Allora ti dico che ad esempio sulla Regione Puglia loro nell'articolo 46 hanno indicato una serie di titoli di studio, questo per rimanere nella Regione Puglia, che però insomma non si è discosta da quello che è. Laurea in educazione professionale ex decreto ministeriale 520 del 98, laurea in scienze dell'educazione ex indirizzo educatore professionale, laurea triennale in scienze dell'educazione, laurea triennale in scienze dell'educazione e della formazione, laurea in pedagogia, laurea in scienze dell'educazione, ex indirizzo insegnanti dell'educazione, inesperti in processi formativi, laurea triennale in scienze dell'educazione, indirizzo in processi formativi e professionali. Per esempio, c'è per me che era un insegnante di scuola dell'infanzia, sì. Non lo potrei fare. Tu sì? Io lo potrei fare. Sì. Cioè, soltanto il titolo triennale e la magistrale, l'istituto magistrale. Allora, queste qua sono tutte lauree adesso, però aspetta, questo qua, questo... No, questi sono i titoli di studio attualmente rilasciati. L'articolo 1, che è pure questo, al fine Puglia riconosce i titoli di studio già individuati a livello nazionale per l'esercizio di professioni di assistente sociale, educatore professionale e operatore sociosanitario, e promuove percorsi di formazione per la riqualificazione. E quindi sostanzialmente appunto ti dice se tu già ce l'hai e già hai esercitato, bisogna vedere a livello nazionale che cosa viene stabilito. Considerate questo, adesso a livello regionale, questo Puglia, questo è del 2007, anche Emilia Romagna intendono dire che ci sarà un momento in cui la laurea sarà a titolo indispensabile. A livello nazionale non è ancora così. Quindi finché a livello nazionale non sarà così, la Regione Puglia incentiva la laurea, ma a livello nazionale, se ancora riconosciuto che il titolo magistrale va bene, tu lo puoi fare perché comunque loro reputano valido a livello nazionale. Anche dai piccoli comuni, dalla Regione Puglia, nel senso che c'è la normativa nazionale, c'è la normativa regionale, ogni comune può dire. Diciamo che la Regione Puglia, adesso faccio un esempio pratico, anche la Regione Abruzzo parla del titolo di studio, obbligatorietà del titolo di studio, ma c'è Daniela a Tortoreto che non ha il titolo di studio. Perché? Perché è sempre il suo discorso, se poi l'attività a livello sociale, il territorio ce n'ha bisogno e quant'altro, e tanto dai una mano alle altre famiglie in regime di mutuo aiuto tra famiglie. Poi, allora, questo qua è l'articolo 46, parla in generale di tutto quello che è contenuto all'interno di questa direttiva del 2007, quindi dà una indicazione generale su quello che ci si intende per educazione. Poi se vedete l'articolo 101, che è quello di cui parlavamo prima, sono i servizi educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, quindi sostanzialmente all'interno di questi c'è il servizio di educazione familiare per l'infanzia o l'infanzia a domicilio e piccoli gruppi educativi, ma sono appunto questi due gruppi, ma rientrano nei servizi sperimentali, quindi che significa che ce ne possono essere anche altri che qua non sono indicati. Quindi noi di fatto quando presentiamo ad esempio in Puglia, ma come abbiamo fatto a Tortoreto, come abbiamo fatto in tanti anni, perché nella Regione Marche la normativa è del 2012 e il nostro nido a Barbara l'ha aperta a settembre del 2009, del 2010, quindi molti nidi li abbiamo aperti prima noi e poi è arrivata la normativa. Quindi noi quando aprivamo in assenza di normativa, ma anche con la normativa, comunque presentiamo sempre il nostro progetto e talvolta si può discostare e vediamo che cosa ci risponde l'amministrazione. Però avete detto anche prima in una slide che anche associazioni che però devono avere all'interno dello statuto proprio i servizi per la prima infanzia, sì. Non nidi famiglia, no, diciamo che noi il termine nido familiare o servizi per la prima infanzia aiuta, perché è chiaro che sono servizi sperimentali, come diceva giustamente la Giuscia, il termine associazione è un po' generico, esistono associazioni di promozione sociale, caccia e pesca, associazioni sportive, quindi è normale che se un'associazione sportiva e faccio un nido famiglia non sposa bene, considera pure i partiti politici sono associazioni, quindi bisogna stare un po' attenti. Deve essere specificato, sì. Sì. Facciamo solo questo, ci occupiamo solo di nidi familiari, ovviamente scuola, centri estivi, però tutto ciò che riguarda l'infanzia, insomma. Poi diciamo, ecco, come questo l'accennavo prima e lo lascio come anche argomento vostro per ragionare e potenzialità. Cioè diciamo che oggi come oggi, sempre nel tema qua del progetto del nuovo del BANS
tra lavoro, famiglie e nuovi assetti che le famiglie devono avere, è chiaro che oggi la casa diventa, può essere vista anche comunque come riferimento per tutta una serie di attività. Un pochino a livello, sempre rimanendo nel tema dell'infanzia, perché si aprono delle nuove attività, una interessantissima è l'homeschooling, quindi c'ha a che fare con la scuola dell'obbligo. La scuola dell'obbligo che appunto è in Italia è sancita a livello di Costituzione, sappiate che non è obbligatorio avere scuola, a portare il bambino a scuola. L'importante è che il bambino venga istruito e che questa istruzione possa essere verificata, ad esempio, dal comune. Quindi io dico, io il bambino non lo porto alle elementari, però il comune mi manda la maestra a vedere, a verificare magari che il bambino effettivamente sappia leggere e scrivere. Io devo mettere in condizione il comune di verificare l'apprendimento di mia figlia o di mio figlio, che è ben diverso dall'obbligo di portarla a scuola. Mi sembra pure questo, è sempre in gioco di parole, ma non è in gioco di parole. Significa che se io a casa mia tengo mio figlio a casa, ma lui sa scrivere, sa disegnare, conosce la geografia, l'italiano, la storia, io lo posso fare anche io che non ho titolo di studio. Basta essere genitori. Quindi diciamo questo, sì, anche uno magari dice, sai, io non mi interessa il nido famiglia, però voglio comunque essere sempre in avanti o voglio fare qualcosa in prima persona, c'è anche il progetto dell'homeschooling, perché oggi come oggi le scuole non solo fanno acqua, ma fanno pure che te cascano in testa. Quindi diciamo, esatto, in un paesaggio in cui purtroppo le amministrazioni pubbliche non hanno più economie neanche per mantenere in piedi gli edifici, pensate all'Aquila, che è tutto. L'assegnazione dei professori, dei continui problemi di professori assenti, di cattedre da assegnare e quant'altro. Quindi diciamo, casa e la famiglia diventa oggi un riferimento, che può esserlo ancora di più se uno guarda la cosa sempre con un'ottica diversa, a 360 gradi e da diversi punti di vista. Dopo scuola, diciamo prima, se io ho già, che ne so, comunque intenzione di svolgere attività per i bambini un po' più grandi, dopo scuola possono venire a fare i compiti in casa, presso casa nostra, possiamo dare delle ripetizioni, piuttosto che tutte cose che possono essere fatti, come? Esatto, come si faceva una volta, che oppure addirittura possiamo veicolare le ripetizioni che i bambini con altri bambini. Allora una cosa fondamentale, noi viviamo a casa nostra, noi abbiamo, ecco, Emma e Michele, adesso una fa 8 e l'altra 11, fa la prima media e l'altra fa la terza elementare, o quella della terza elementare, capisce che le cose gliele spiega Michela, che gliele spiego io, ma perché? Perché, ed è vero, l'ho verificato, cioè se Michela, che ha 11 anni, le ha capite e gliele sa spiegare, e lei Emma le capisce in un battibaccio, cioè hanno un codice, parlano fra di loro e si capiscono 100 volte meglio, che è sempre una cosa appunto che hanno in Australia, in Nuova Zelanda, vincono premi su premi, perché? Perché queste cose le collaudano e le fanno costantemente, lo sapete benissimo, Australia e Nuova Zelanda sono regioni, no? Sono paesi che hanno un problema di territorio enorme, perché sono vissute spot vicino alle coste e poi ci stanno per chilometri e chilometri là che non c'è sta niente. Quindi è importante che le famiglie attuino delle politiche e le stesse amministrazioni che siano economiche, ma economicamente vantaggiosi, ma non per questo che siano di qualità bassa. Quindi ovviamente la prima cosa, io me la appuntavo stamattina, internet. Cioè senza internet, dici, ma che c'entra internet con 0-3 anni? Come che c'entra internet? Noi facciamo tutta la nostra, per esempio, noi formazione e aggiornamento per chi apre il nido a Pescasseroli, che sta lontano da Roma, sta lontano da Ancona, sta lontano da tutto. Noi oggi contemporaneamente, mentre noi stiamo qua a Roma, c'è la formazione per la regione Lazio, no? Quella formazione, cioè il video operatore sta facendo le riprese anche là e poi viene messa online sul blog, stasera, domani mattina viene messa online, ma non per chi è venuto, per chi non è potuto venire. Perché noi su 100 e passa nidi stamattina a Paritorio, mandavo un messaggio stamattina, c'erano 15 educatrici, però noi abbiamo l'obbligo della formazione online, che poi la verifichiamo, perché noi adesso a fine maggio faremo l'esame online, quindi tutte le educatrici dei nidi famiglia scarabocchiando dovranno partecipare alla verifica della formazione online. Quindi i contenuti delle domande vengono presi dai filmati e dalle slide che mettiamo a disposizione sul blog. Blog, l'internet è fondamentale, perché quei tempi che oggi uno ha sono sempre più ridotti, magari la mamma finalmente si può mettere avanti al computer a fare un po' di aggiornamento la sera a mezzanotte. Anche chiedere a tutti di spostarsi da casa e venire il sabato mattina a fare formazione non è proprio easy, quindi dobbiamo fare riferimento che la tecnologia è una tecnologia utile, quindi diciamo appunto internet,
per tutti noi è fondamentale, scarabocchiando, io dico sempre, senza internet e senza Ryanair non sarebbe potuta esistere, perché comunque con 30 euro a biglietto ti puoi spostare, e quindi magari abbiamo le ragazze della Sardegna che ogni tanto ci vengono a trovare a Roma, ma perché? Perché adesso ci stanno i tratti low cost Ryanair. E, oltre, accennavo prima, possibilità di collaborare con i laboratori all'interno delle strutture, sia domestiche sia che voi le facciate altrove, quindi insomma può essere sempre interessante svolgere attività di laboratori per la prima infanzia. In generale, oggi come oggi, la casa è diventato, ecco, parlavo l'altra volta, Francesca, cioè, marito, no, che lavora a casa, oggi sempre molti mariti anche che fanno magari consulenti, attività informatiche e quant'altro lavorano all'interno della casa, quindi in un contesto in cui le dinamiche della casa sono sempre più più importanti, è importante anche saper rivivere e riprogettare e riequilibrare i nuovi assetti a casa, perché una volta il marito, tutti, la maggior parte dei mariti partivano la mattina e tornavano la sera, sia che facevano gli impiegati sia che facevano gli agricoltori. Oggi come oggi tu magari c'hai il marito impiegato che però sta dentro casa, perché? Perché in azienda hanno collaudato il telelavoro. Non è facile, perché cambiano gli stress, cambiano addirittura le malattie. Hanno verificato che, praticamente, questa è una cosa curiosa, nell'utilizzo del portatile o del computer fisso all'interno della casa, con i vapori della cucina si sviluppano dei batteri che vivono bene e vengono attratti dal calore dell'elettromagnetismo del computer, e poi tu magari usi qua, poi con le mani lavi il viso, tocchi gli occhi, ecco là che ti prendi le infezioni che prima non te saresti mai preso, perché con i batteri della cucina mai sarebbero entrati in contatto col tuo computer che usavi prevalentemente al lavoro. Stessa cosa lo stress, lei è stressata perché io sto sempre a casa. Quindi sono proprio dinamiche differenti che vanno, anche a livello familiare, vanno rimesse in discussione. Come diciamo sempre, non sono tutte cose belle, alcune sono oneri, quindi alcune cose bisogna, sono anche difficoltà, e quindi in questa attività, qualunque attività voleste decidere di mettere a disposizione nel concetto di autoaiuto tra famiglie, in un concetto di condivisione e solidarietà reciproca di spazi e valori, qualunque cosa si faccia bisogna anche fare riferimento che ci stanno sempre degli aspetti che possono essere sì, negativi, e altri che tenete sempre conto di riferimento la normativa, perché la normativa varia e spesso è una normativa che ci ostacola, ma in piccola percentuale può essere anche interessante. Quindi ad esempio la parte della normativa che regola la sicurezza sul lavoro, la prevenzione di infortuni e quant'altro va sempre tenuta in considerazione. Una interessantissima appunto è quella del telelavoro, tutti lavorano a casa, noi diciamo mi svegliamo la mattina, prendo il computer da dentro al letto, metto a lavorare, non lo fate perché vi fa male la salute. Io ho finito. Soltanto un'altra domanda, sì. Hai avuto esperienza con bambini disabili? Ecco, quindi insomma il rapporto ovviamente con i bambini disabili è sempre uno ad uno, per cui è un po' difficile. Poi all'interno di una casa, la casa non è strutturata per accogliere bambini disabili. Noi abbiamo avuto esperienze con bambini autistici, con bambini down, quindi comunque in qualche modo gestibili rispetto magari ad altre patologie, però c'è sempre comunque bisogno di una qualifica particolare, una qualifica specifica, insomma. Quindi non è un lavoro facile il lavoro del nido familiare, cioè, è vero, no? Insomma, coniugare vita e famiglia, il lavoro lo vorremmo tutti, però è comunque un lavoro da gestire. Da gestire tutto, sia per quanto riguarda lo stress che per quanto riguarda la fatica, perché comunque è faticoso. Io parlo da mamma di quattro figlie, per cui insomma immaginate un pochino gestire, un conto è gestire i nostri di figli, un conto è gestire i figli degli altri, no? Per cui ecco, come diceva lui, la responsabilità la sentiamo sulle spalle ancora di più, per cui prima parlavamo delle famiglie e delle donne che entrano all'interno di casa tua, e non è vero che non guardano la pulizia della casa, magari non guardano come sei vestita, non lo so, ma i genitori, no, ti aprono il frigorifero e vanno in bagno, per cui anche quello è un ulteriore lavoro, no? Perché tu comunque tutte le mattine devi pulire assolutamente tutto, la casa deve essere sistemata, igienicamente perfetta, per cui insomma è un bel lavoro, in tutti i sensi. Grazie.
Grazie a voi.